Non ti avevo detto che non mi devi mai interrompere quando sto creando? Mimosa sta cucinando ancora carne di montone per gennaio. Il Teatro San Genesio, fino al 19 marzo, si tingerà di giallo, ma con il sorriso, per il debutto dello spettacolo, mentre le luci erano spente. Comunque, non vedo. Scritta nel 1988, del tutto inedita in Italia, messa in scena per la prima volta dalla compagnia teatrale Sogni di Scena, diretta dalla regista Emilia Miscio, che ne ha curato anche la traduzione e l'adattamento. Pesante, un suo stipendio inadeguato. Le ricordo che ci sono moltissimi. Con Claudio Bianchini, Flaminia Grippaudo, Lidia Losito, Claudio Carnevali, Loredana Cofano, Simone Giulietti, Gisella Cesari, Daniela Zoffoli, Laura Pacini, Massimo Sconci, Leone Mazzotti, Francesca Sampogna, Chiara Carpentieri, Ambra Lucchetti. Siamo state convocate qui questo pomeriggio da un messaggio consegnato. La vicenda, raccontata e ambientata nella residenza della ricca famiglia Winkerman, dove fervono i preparativi per l'arrivo degli ospiti, che giungeranno per trascorrere alcuni giorni di vacanza. L'opera di una mente squilibrata. E poi un detective, l'ispettore Benjamin Braddock, e il suo agente, il sergente Alma Treadle, arrivano prima degli ospiti, a seguito di un misterioso messaggio ricevuto alla centrale di polizia, che preannuncia che un omicidio sarà compiuto quella stessa sera nella residenza. La residenza del Wigan, la bomba di Albicia, è il luogo in cui la polizia deve ancora. Quando tutti gli ospiti arrivano e i cocktail sono serviti, sopraggiunge un violento temporale. Le luci si spengono, si sente una voce agonizzante che urla: sesso, sesso! È un colpo di pistola. Le luci si riaccendono e una bionda sconosciuta, in lingerie nera e in preda ad un'amnesia, compare davanti al cadavere con in mano un pugnale insanguinato. L'ispettore esamina il corpo e annuncia: è stato strangolato. A questo punto il mistero ha inizio. Ma che cosa è successo? Oh, assolutamente nulla, ispettore. La pièce, che può essere definita una comedy mystery, è ambientata all'interno di una villa inglese, isolata e posta su un'alta scogliera dell'arcipelago delle Bermuda, dove si incontrano personaggi particolarmente bizzarri e imprevedibili, messi sotto torchio da un ispettore non proprio brillante, che indagherà sul delitto e scoprirà il colpevole in base a indizi più o meno nascosti e fuorvianti, colpi di scena, oggetti che scompaiono, si spostano e si trasformano, drink avvelenati e molto altro. Perché mi sposerò con Algernon? Dico, cosa diavolo stai facendo qui? Sto corteggiando la donna che amo. L'assassino è sicuramente una delle persone presenti nella villa, ma su chi ricadranno i sospetti dell'ispettore? Sul playboy francese o sulla cameriera giamaicana dall'accento particolarmente marcato? Sul giovane tennista o sul maggiordomo freddo e apatico? O magari sulla bionda in lingerie? Lo spettacolo sarà in scena fino al 19 marzo, con repliche dal martedì al sabato dalle ore 21 e la domenica alle ore 17. Ma morto a causa di chi hanno sbarato? O lo hanno pugnalato? In realtà è stato strangolato!